una mossa talmente forte, shotta qualsiasi cosa, devo smetterla. Fangonda, aia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Crazy Lock a Pokémon Nero 2, il 15esimo. Signori miei, nello scorso episodio abbiamo rischiato davvero tantissimo all'interno della cava pietra elettrica, affrontando in particolare due battaglie, ossia una in triplo e una rotazione. Fortunatamente siamo usciti illesi da questa grotta e oggi siamo pronti a proseguire. Signori miei, ho visto tra l'altro che il vostro cappellino, cioè che il mio cappellino, vi piace davvero tantissimo e quindi lo metterò sempre più spesso. E mentre proseguiamo adesso vi racconto, no? Allora, nello scorso episodio, all'inizio dell'episodio, dissi fatemi una fan art riguardo a Yanma Drummer, no? Lo Yanma che suona la batteria, no? E io non pensavo che me ne arrivassero 6 o 7. Ho tipo 6 o 7 fan art a riguardo. Intanto otteniamo una Master Ball, io non sto cagando per nulla quello che sta succedendo qua. E appunto me ne sono arrivate 6 o 7 e io, la mia intenzione era, se ne arriva qualcuna, la faccio vedere a inizio video, no? Il problema qual è? Che non è che posso farne vedere 7 inizio video, sennò finisce male. E quindi, signori miei, le vedrete sparpagliate all'interno di questo episodio, all'interno del video, nei momenti morti, perché altrimenti non so come gestire la cosa. Le metterei alla fine, però vorrei darle un po' più di importanza, vorrei che le vedessero un po' più di persone, perché comunque sono delle fanart molto belle. Comunque, torniamo al nostro gioco. Un mi piace per Yanma Drummer, un mi piace per il cappello, signori miei, io voglio ritrovare merda all'interno di questo ROM, lo sto dicendo dall'inizio, ma veramente. Allora, benissimo, posso decidere se battere prima la palestra o prima fare la torre cielo. Allora, considerando il livello di quelli all'interno della grotta, penso di essere pronto per la palestra, quindi io farei sinceramente la palestra e poi mi avvierei verso la torre cielo. No, no, non volevo, vabbè, dettagli. Direi appunto, facciamo la palestra e poi andiamo verso la torre cielo. Allora, qua se non ricordo male c'erano degli strumenti da ottenere però. C'era qualcuno che mi dava degli strumenti particolari, forse eri tu? Sì. Cosa stai facendo? Questo è pazzo? È pazzo? No, forse... Ma chi siete voi? Ma non c'eravate prima, lo sono sicuro. Anzi, sinceramente non penso neanche che ci fossero le serre, una difesa X. Wow, proprio le cose indispensabili dell'esistenza. Allora, qua in giro dovrebbe esserci... Ok, questa è la palestra, io più che altro volevo vedere se... No, non voglio... Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Nulla, entriamo nella palestra, signori miei, e speriamo di non prenderlo in culo a sangue. Palestra di Anemone, esperta in uccelli, ma che in questo gioco ha cambiato la sua devozione a tale arte. Tra l'altro io preferivo 100 volte la fottuta palestra di... Cioè, capite perché preferivo la palestra di Nero? Perché qua ti arrivano i tipi addosso. No, sul serio, sta palestra qua, signori miei, è abbastanza sclerosa. In pratica c'è il vento che ci rispedisce indietro a folate e noi dobbiamo nasconderci dietro questi pannelli che però fanno girare le palle, perché ogni tanto tu sbagli il tasto, vai contro il pannello anziché passarci davanti e lo prendi in quel posto. Tra l'altro io, ad esempio, adesso vi faccio vedere. Ecco, se ad esempio adesso io fossi stato non dietro a questo coso qua, sarei volato verso l'infinito e oltre. Comunque, mi sa che ci tocca affrontare questi tipi qua. Io direi di velocizzare, signori miei, perché in questo episodio non voglio battere solo la palestra. Voglio anche appunto andare a visitare il percorso. No, ok, c'è un problema. Hanno un livello troppo alto. E qua rischio. Se facessi un cambio di piani e andassi... Oh, muta, che cosa bella. Io farei un cambio di piani e andrei a fare prima, prima la torre cielo. Io... Grazie. Volevo andare... No, sul serio, raga, altrimenti lo prendiamo in quel posto. Facciamo prima... Adesso mi caccia fuori, probabilmente. No, ok, riesco a resistere. Facciamo prima la torre cielo, o almeno ci alleniamo un pochino su quel percorso, e poi veniamo ad affrontare la palestra. In questo episodio e nel prossimo non ha importanza, la priorità, signori miei, direi che è non perdere Pokémon. Allora, eccoci qua sul nuovo percorso, e signori miei, se ho delle Pokéball, io ci faccio anche la cattura tattica. Vediamo subito, ma mi pare di aver... cioè,
che ne avevo, non vorrei dire una cagata. Tra l'altro forse ho due Master Ball addirittura. Sì, infatti, quindi signori miei, con due Master Ball posso fare proprio il bomberissimo. Dimmi che ne ho. Scura Ball, Time of Advance, Mega Ball, ne ho 21, speriamo raga. Dai, vediamo un po'. Strumenti, no, protezione cattura. Ippopotas. Allora, dai, non è pessimo Ippopotas, anche perché potrebbe evolversi. Non so sinceramente a che livello si evolva, però il fatto che si possa evolvere è già un'ottima cosa. Allora, proviamo a paralizzare, ad addormentarlo, perfetto. Penso sia la prima volta all'interno del gioco che utilizzo Spora, no, sul serio. Non l'ho mai utilizzata perché praticamente non ha precisione. Allora, borsa. E gli sparo una Mega Ball così di ignoranza. Vediamo se ci entra. Ovviamente non gli do il soprannome perché non è un Pokémon completamente evoluto. Però il bastardo evidentemente è evoluto nel cervello, perché sa come scappare da una Pokéball. Caputta, vedi che osti stronzi fanno i critical quando non devono. Neutral DS XL, ti giuro che ti spedisco in Giappone e non è per mettere la capture. Ole, perfetto, preso. Attenzione al tipo, signori miei, che tanto poi cambia, ma dettagli. Che schifo di merda, madonna. Oh, tutti i tipi del cavolo. Non mi è capitato un bel tipo durante questa Crazy Lock. Uno che sia uno. E vabbè, andiamo a prendere questi strumenti. Cioè, grazie. No, davvero. No, sinceramente avevo rimosso il fatto che ci fossero anche qui i fungus. Tra l'altro, a che livello ci sono i fungus? Parliamone. Bacca palma. Questo è Executor Formalola, signori miei. Era già confermato, mannaggia lui. Tyrog, vediamo che altri Pokémon c'erano. Intanto se sentite la sedia scricchiolare è nulla, è perché la sedia scricchiola, cioè non è che... Beautifly. No, nulla, io sto sperando continuamente di trovare merda. Fatemi sapere, signori miei, se volete, perché io ho pensato all'eventualità, no. Poniamo caso che troviamo merda, ma non è prima cattura. Fatemi... No, ti prego... No, io queste... Però dai, sono a livello scarso. Dicevo, fatemi sapere se volete... Nel caso io trovassi merda non come prima cattura, di fare una deroga alla regola e di inserirlo comunque all'interno del team. Perché essendo una divinità lui in teoria potrebbe sovvertire qualsiasi regola, quindi ci starebbe come cosa. Però insomma ho bisogno anche del consenso del popolo, perché merda essendo un dio magnanimo non agisce per conto suo ma agisce per volere del popolo. Nel frattempo Neutral DS XL sta prendendo ammazzate qualsiasi cosa si stia muovendo, qualsiasi cosa sia dotata di molecole. Però io adesso ho paura che questo mi sciotti, quindi sapete cosa faccio? Mando. Tra l'altro io non so di che tipo sei, nella scorsa Crazy Lock eri di elettro. Ma vabbè. Iperzanna, cioè era di elettro davvero, cioè doveva essere randomizzato, era tipo elettro. Ok, Iperzanna è super efficace, magico zona, dovrebbe scambiare le difese. No, svaniscono gli effetti dello strumento, quello forse era Mirabil zona. Ho sbagliato mossa, lui fa breccia. Aia. Sì, mi hai fatto malissimo, mi dicono dalla regia. Beviamo un pochino perché altrimenti poi muoio. Mio, se non attacchi ti strozzo. Ok, sono stato chiaro per questa volta. Quasi buttato giù. E direi di finirlo con un Iperzanna. Breccia, dai, velocizziamo. Ok, questa qua è stata la battaglia a rotazione più easy che io abbia mai fatto dall'inizio della mia carriera su Pokémon, vi giuro. Cioè, impressionante. È stata proprio, liscia come l'olio. Vediamo un po' chi è questo. Un Tangrowth ciccione. Mamma mia, che schifezza. Raga, parliamone. Tangrowth è proprio orribile. Cioè... Uno sperava un'evoluzione bella di Tangela e hanno tirato fuori sto abominio. No, sul serio, via, non ti voglio... No, proprio fuga, cioè, ma... Cioè, quando dici fuga, proprio che scappi e vai in un'altra regione, perché questo non lo puoi vedere. Allora, datemi un'iperpozione. Che giustamente avevo finito e mi sono dimenticato. Vabbè, sapete cosa vi dico. Io, siccome sono Acab, ho un'acqua fresca. E siccome confido nella forza di Neutral DS XL, gli diamo questa acqua fresca, appunto. Sei troppo... Se ti fermi troppo a lungo su quel ponticello di Trevi, cadi giù. Ma grazie, non vedevo l'ora di saperlo. Non è che gioco a Pokémon da anni e quindi lo so. Tra l'altro spero che la facecam si veda decentemente, perché anche in questo caso ho cambiato posizione. Scendi neve di Misdreavus, perfetto. Allora io farei un bel... No, basta Mazzuo Legno, che mi sto prendendo troppo bene. Una mossa talmente forte, sciotta qualsiasi cosa, devo smetterla, Fangonda, aia. Stava prendendo ammazzate tutto.
ghiacciottava pure i sassi. Figlio di puttana. Dai, cazzo, ma... ma New 3DS XL era... puttana, ma poi c'è da un Misdreavus, capite? Un Misdreavus. C'è un Pokémon che non si ricorda neanche lui di esistere. Cosa ha fatto? Ma perché? Cosa gli è successo? Ah, oh, Ventargento, ti prego, boostati. Nulla, ovviamente. Oh, Gesù, ha fatto ripresa. Fermi tutti. Fermi tutti. Questo va preso e va messo nel manicomio a vita. Proviamo a mandare Trottola. Tra l'altro c'è... spettro, quindi Fangonda sarà di tipo boh, buio oppure spettro. E o buio o spettro. Quindi vabbè, Trottola in teoria dovrebbe essere messo bene sotto questo punto di vista. Ok, perfetto. Picchiaduro non fa assolutamente nulla. Io non capisco perché infligga 5 colpi anziché 6. Forse perché c'è un Pokémon morto. Effettivamente potrebbe essere un'idea, sapete. Idropompa e vai a casa gentilmente. Oppure cioè in realtà non lo so come si... si sceglie il numero di colpi con cui attacca Picchiaduro. Sinceramente noto sempre che fa quasi sempre 6 colpi. Quindi boh, mi sembra strano che ne faccia 5. Poi mi informerò, nel caso fatemi sapere nei commenti. Quasi non ricordo male, c'era lo scambio da fare Emolga Gigalith, ma io non avendo Emolga. E tra l'altro, no, in questa Chrome non ho randomizzato gli scambi perché, cioè, alla fine era una cosa inutile che richiedeva solo culo, quindi non aveva senso. Ok, perfetto, tu immagino che mi... no! Dio! Dio! Questa nella scorsa Crazy Rock mi ha ammazzato la squadra. Ma forse mi ha ucciso... allora, mi ha fatto critical su Stuntler, me l'ha shottato... e mi ha ammazzato, no, prima m'era morto Stuntler. No, oddio, non ricordo. Io mi ricordo che in sta parte mi morirono tre Pokémon: Zapdos, Stuntler e un altro che, mannaggia a lui, non me lo ricordo. No, non ricordo, sul serio. Non mi ricordo, allora... comunque, direi che ci è andata meglio rispetto alla scorsa Crazy Lock a livello di Pokémon in questa battaglia, perché sono abbastanza scarsi, parliamoci chiaro. Allora, sto Burmy qua potenzialmente potrebbe anche morirci, però ovviamente Cinzia è cogliona e attacca di merda, velo in punto. Si può avere sfiga nel cervello proprio, cioè è una malattia la sfiga. Ventargenteo di tipo acqua, guardalo, io non ci credo mai nella vita. Mandalo giù. Bruciato, questo è il karma. Questo è il fottuto karma. Allora, Mewtwo, vediamo un po' di rimetterci in carreggiata, eh. Allora, proviamo un incendio ignorante qua. Caduta Massi, di nuovo qua che lo mandi giù. E boh, faccio un comando urto su di te. Non saprei cosa fare, sinceramente. Allora, incendio, vediamo se vai giù, ci spero, eh. Olè, perfetto, morto. E il primo è andato. E adesso dovrebbe morirci anche Burmy. Lui fa ancora Ventargento. Guarda che se si busta due volte di fila lo picchio. Perfetto, quasi giù. No, aspettate, chi è che ha fatto Ventargento? Qua che mi sono perso. Perché il mio Pokémon non ha attaccato? Cosa sta succedendo a me? Cosa mi sta succedendo? No, sul serio. Allora, lui si deve ricaricare. Qua vedo solo Ventargento. In caduta massi. Oh, muorici, perfetto. E l'altro dovrebbe morire anche lui. Questa battaglia qua, raga, boh. Scorso Crazy Rock, un suicidio perenne. Qui, scialla. Comunque sì, questa parte qua si rivela un'altra volta. Le due parti, cava pietre elettriche, questa si rivelano ancora una volta veramente devastanti. Cioè, nella scorsa Crazy Rock mi ricordo che io in due parti ci ho perso 5 Pokémon qua. Cioè, per ora ne ho perso solo uno e spero di rimanere a uno. Però, caspita, oh, questa zona qua è proprio ma maledetta nell'anima, eh. Allora, curiamoci e nulla, meno male che ho evitato la palestra, signori, perché veramente a sto punto... oh, ma guarda, un Pokémon smarrito. No, non sono un Pokémon fino a prova contraria. Cioè, vabbè che però, vabbè che mi piace Ninetales, non lo so, cioè avrò la faccia da Scrafty, cazzo ne so io. Mamma mia, Divimove il ritorno. Caduta Massi. Allora, tra l'altro, signori miei, vi informo che... che so Scrafty c'ha la mamma puttana se mi butta giù. Ok, no, vi informo che il prossimo weekend, spero, uscirà l'ultima teoria su Pokémon Sole e Luna. L'ultimo video riguardante Pokémon Sole e Luna, nel senso che non ci sarà più dopo bisogno di fare teorie perché verrà fuori il gioco. Allora a quel punto vi porterò, se mi arriva la capture in tempo, qualche video a riguardo, altrimenti boh, balzerà.
E nulla, siccome vedo tutti i teorici di Sole e Luna che portano la loro teoria finale, in questi giorni vedrò di svilupparne una. Stasera ho un incontro su Discord con un po' di gente per chiarire la situazione e per avere anche dei consigli. E se riuscirò a creare una teoria accettabile, vi porterò l'ultima teoria di Creepy Stories su Pokémon Sole e Luna. Sinceramente, le mie teorie sono state smentite, soprattutto quella riguardo la fondazione Eder aliena, perché ora come ora non è più possibile. Quindi, dovendo ripartire da zero con delle nuove idee, forse avrò bisogno di più tempo. Detto ciò, ho apprezzato tantissimo tutte le teorie che si sono viste in giro a riguardo. E nulla, faccio i complimenti a tutti quelli che sono riusciti a... Vuoto tetro. Mannaggia a te. Mannaggia a te, vuoto tetro. Dicevo, faccio i complimenti a tutti quelli che sono riusciti a trovare delle grandissime intuizioni. Vedrò di fare qualcosa anch'io al loro livello. Sinceramente non ci conto tantissimo, ci spero però, ci spero. Spero di ottenere anch'io una teoria perlomeno plausibile. Poi, signori miei, alla fin fine, lo sappiamo tutti, l'obiettivo quando facciamo teorie non è quello di azzeccarci, come ha detto il buon Saidonia. Non è quello di azzeccarci, ma di portarvi dell'intrattenimento. Cioè, sì, io sono felice se ci azzecco una teoria, l'ho anche dimostrato, ma non è il mio fine principale. Il mio fine principale è fare soldi, fare visual. No, vabbè, a parte gli scherzi, il mio fine principale è portarvi dell'intrattenimento. Siccome quei video vi piacciono, piace a me creare teorie, ve li porto. Ma l'obiettivo alla fin fine non è fare le teorie giuste, quindi alla fine ci sta. Intanto eccolo qua, ritorno del bambino man, incredibile, proprio lui. Intanto mi sono dimenticato che Cinzia sta Cinzia sta morendo. Allora, mandiamo Trottola e torniamo al gioco, perché abbiamo divagato un po' troppo effettivamente. Idropompa e... no, devi morirci. Grazie, troppo buono. No, però, cioè, allora, picchiaduro. Affanno seme, non so neanche io cosa fa. Quello era un brutto colpo, ottimo. Vedete, fa 5 colpi. Penso che perché io abbia un Pokémon morto in squadra, ma, cioè, non ne sono sicuro. Comunque, signori miei, sono in dubbio se fare la Torre Cielo, che però so che è lunghissima, nel senso che ci vuole tantissimo, oppure provare a fare la palestra. Ma io direi, signori miei, che visti i livelli, io mi faccio la Torre Cielo, sapete? E al massimo vi cuccate un altro episodio da 30 minuti. Perché altrimenti non lo so. Si rischia. Squama bella nel frattempo, che serviva per evolvere Fibas in Milotic, con Milotic a full bellezza, forse. Non so, voi fate schifo, però vabbè, dettagli. E nulla, alla fine di questo episodio poi magari vedremo anche qualcosa di, diciamo, particolare, ossia cercheremo di trovare il sostituto al nostro team. Qua se proseguo mi stoppate, no, perché qua in teoria c'era un nuovo percorso, se non sbaglio. L'Interpoké sta squillando, questa penso sia nostra madre. Ciao tesoro, dove sei? Su percorso 7, come stai? Va bene, dai, su, ciao. Fatemi controllare la mappa, perché sinceramente non so se ci sia un altro percorso qua, cioè non ne ho proprio idea. Vediamo. No, ok, è tutto percorso 7, ottimo. Percorso 8 è qui, giusto? Sì, ok, perfetto, è tutto percorso 7, nulla. Allora balza. Contavo di farci una cattura, tra l'altro in questa casa mi dovrebbero curare, quindi... Vabbè, si rimetterà in sesto anche Neutral DS XL, ma poi lo depositerò. E appunto, vi stavo dicendo prima, sì, sceglieremo il Pokémon da sostituire appunto a Neutral DS XL, hashtag RIP. Mannaggia i selvatici che non sopporto. Ah, tra l'altro adesso, giusto, c'è la cattura alla Torre Cielo alla quale non ho pensato. Cattura la Torre Cielo, che speriamo che sia interessante, perché ora come ora nel box io ho un Glamiao, che è vero, si evolverà tipo al 40, perché l'ho cambiata come cosa, dovrebbe raggiungere il suo stadio finale forse al 40. Oddio, Popotas femmina mi fa proprio schifo. Poi ho Yanma, se non sbaglio, Koffing, e infine dovrei avere, appunto, no, cosa ho catturato qua, Hippopotas. E nulla, vedremo un po' chi scegliere. Ah, ok, perfetto. Sapete che non sapevo, non mi ero reso conto che fosse un allenatore. Linun nel frattempo, proprio Pokémon mainstream, primi percorsi, proprio tantissimo. Come bruciapelo! Oddio! Ma io sono sicuro al 100% che bruciapelo lo può imparare normalmente sto Pokémon. Wow! Questo è Geromondo un po' meno, però vabbè. Dettagli. Dai, svegliati, Trottola, però. Mannaggia a te, Cristo. Dai, svegliati. Oh, a picchiaduro.
Cioè, se gli facevo una sega, probabilmente gli avrei fatto... Eh no, vedete, qua fa 6 colpi, cioè non capisco il criterio. Perché poi meno di 5 non ne fa mai, poi mi informo a sto punto. Brutto colpo a casa, olè. Livello 37 per trottola, perfetto, vorrebbe imparare il braciere, utilissimo. Di tipo acqua poi, attenzione. No, direi assolutamente di no. Via. Olè, battuta a Claw, qua un altro strumento. E alla bellezza di 20 minuti possiamo esplorare la torre cielo. Vedrò di farlo un po' più velocemente, cercherò anche di balzare qualche allenatore, oltre a velocizzarla come se non ci fosse un futuro, perché altrimenti rimaniamo qua fino alla morte. Detto ciò, entriamoci e esploriamola, ripeto, molto veloce. Ciao, tu perché sei qua? Ehi, come ti è sembrata Anemone? No, non ho ancora, no, non ho ancora battuto Anemone perché Creepy tiene forte un nuovo. Signori miei, la voglio rendere più difficile, quindi non utilizzerò il fortunuovo. Lo utilizzerò, cioè non in parte, lo utilizzerò per l'allenamento, quello sicuro. Se mi ricordo, perché tipo nella scorsa Crazy Lock non mi ricordavo mai di utilizzarlo. E nulla, però all'interno del gioco non lo utilizzo per aumentare un po' la difficoltà. Visto che poi in Light Platinum in realtà non l'ho mai fatto, perché c'è la difficoltà di Light Platinum è già altissima. Poi figuriamo se mi mettevo a non usare il fortunuovo. Ma dove sono i Pokémon? Ok, chiudo gli occhi. Oddio, chi è? No, mi serve la pietra di merda però, che due palle. Vabbè, prendiamolo però, non penso che, a meno che non abbia un tipo, ma tanto poi se lo evolvo cambia. È come Pansage questo, cioè non è inutile. Tipo, purco Giuda, Spettro Roccia non esistono Pokémon Spettro Roccia, mi sa. Come potrebbe essere come accoppiata? No, mi sa che è uno schifo come accoppiata, fa proprio pena. Vabbè, nulla, proseguiamo. E nulla, appunto, cercherò di evitare più allenatori possibili, perché altrimenti da qua non ne esco più. Tipo, lei se si girasse mi farebbe un piacere, signora. Ok, via via. Avete presente quella sensazione di quando lo pigliate nel culo, no? Cioè, non so se qualcuno di voi l'ha mai provata. Ecco, è proprio questa, in tutto e per tutto. E comunque i livelli sono altissimi. Cioè, da quando ne ero due è così difficile. Meno male che la quinta gen doveva essere, no, il gioco che è, ma ci sono i Pokémon scarsi. Le palle, sono fortissimi. Allora, muorici, ti prego, spara fuoco. Minchia, sei crediti, ti ammazzo di botte, ti giuro. Ok, dai, dovresti morirci ora. Olè, giù Pinsir, perfetto. Livello 37 per Adamo Buono, che è stato scottato probabilmente perché, cioè... siccome Dio ha creato in 7 giorni il mondo, cioè il sole era troppo lì vicino cioè potrei anche suicidarmi in certe situazioni. Oh, perfetto, bacca frago, guarda, aspettavo solo te. Finalmente ho trovato un'utilità alle bacche, penso che sia la prima che utilizzo dall'inizio della serie, forse. Allora, mettiamo Mewtwo davanti e proseguiamo. Tu ti dovrò sfidare sicuro e ci mancherebbe altro. Alla luce di Litwick vedrai la mia vittoria. Dubito, perché non avrai mai Litwick. Infatti è un Servine che dice, gli do fuoco con Litwick a Servine. Questa è benzina. No, no, Servine si dà fuoco. Cosa ha fatto? Ah, ok, Cotton Spora, perfetto. Iper... Oh! Siamo pazzi qua! Che è? Ma ammazza questo. Allora, ora che ci penso, potrei aver fatto una boiata allucinante ad avventurarmi in questo posto senza pozioni, perché effettivamente è un po' pericoloso. Però tipo al piano di sopra dovrebbe esserci un'infermiera, quindi no problem. Dove sono? Li ho visti. Ok, no, uno solo, vabbè. Dovrei avere anche i repellenti max. Schizzo. Cioè, sai cos'altro schizzo quando ti vedo? Vabbè. Evitiamo volgarità eccessive e baccamelon. Abbiamo ripreso con le bacche, signori miei. Mi sembrava un mondo troppo bello. Comunque siamo a 23 minuti, questo è un altro episodio a 30 minuti, ve lo cuccate, nulla da fare. Ok, non mi lasci neanche lo spazio per passare, sei proprio stronzo. Oddio mio, dai, vediamo un po' chi hai tu. Scrafti un altro, signori miei, mamma mia, che ignoranza sto Pokémon, davvero. Caduta Massi. No, come fallisci, Cinzia, come fallisci. Aerocolpo non doveva farmi malissimo, se non ricordo male, Ventargento invece ti shotta, dai, dimmelo. Dimmi che ti busti, ma lo sguardo. Oh, sarei di tipo fuoco forse, se Ventargento è super efficace, perché è tipo acqua, avrebbe senso. Eccolo qua il critical, guarda, lo sto chiamando dal 46 avanti Cristo. Lo sto chiamando da secoli. Allora, fermi, switch e mando la pipa che re... Mi ha fatto male lo sguardo. Ok, fermi. Fermo. Stai fermo. Ok.
Posso rischiarmi un caduta massi volendo? Mannaggia te, Cynthia, se sei un Pokémon inutile! No, cioè... Minchia, senza rimedi, come cazzo fa? Baccacedro? Un po' di PS, quanti me ne dai? Ok. Non crittare, non crittare, non critta. Mannaggia! Oddio, Bono! Se non devo bestemmiare! Aerocolpo. E merda, ce l'ho nel culo. Ce l'ho nel culo. Ehi, ma tanto non... Cioè, non... Cioè, non... Anche se aumentassi la difesa, cioè, morirebbe il prossimo turno. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Attacca, attacca, attacca! Fanne 5! Fallo per te! Fallo per te! No, no, no! Ti prego, fallo di nuovo! L'ha fatto di nuovo! Oddio! Oddio! Sì! Non ci crederò mai! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Assurdo. Cioè, davvero. Un altro pazzo. Un altro pazzo come Licky Licky dell'altra volta. Signori miei, stop, vado a prendere delle pozioni perché altrimenti finisce male. Ok, signori miei, rieccomi qua. Ho preso i rimedi. E nulla, proseguiamo con molta velocità perché dobbiamo affrettarci, altrimenti la parte dura troppo. E nulla, signori miei, vi avverto anche che gli allenatori che sto lasciando indietro, e sto parlando sia di quelli all'interno della torre che di quelli che ci rimangono per visitare il percorso, diciamo... cioè il percorso 7, perché noi abbiamo visitato solo una parte. C'è anche un intero spezzone a destra che non ho visitato perché il Monte Vite è chiuso, dato che farà parte del dopo Lega. Dato che da ora in poi si vedranno zone completamente diverse da quelle di nero e basta. E quindi nulla, il Pokémon che andrà a sostituire, si spera, solo New 3DS XL andrà appunto ad essere allenato lì insieme un po' a tutta la squadra, perché sinceramente ora come ora della capopalestra ho un po' di paura. Comunque Cynthia a livello 38 è ufficialmente il migliore del team, non ci voglio credere assolutamente. Allora abbiamo Mewtwo che è ancora a livello 36, quindi me lo metterei davanti. Quell'allenatrice lì l'ho saltata tatticamente. Fiammosfera, che serve per scottare il Pokémon avversario. No, non è vero, serve per scottare il Pokémon che la tiene, scusatemi. Quindi ad esempio se io avessi un Pokémon con facciata e lo volessi far scottare per fare il doppio dei danni, potrei utilizzare Fiammosfera, dare Fiammosfera meglio al mio Pokémon, in modo tale che si bruci da solo, e poi in modo tale che facciata faccia più danni possibili. Comunque non commentiamo il fatto che ci è apparso un leggendario a caso e utilizziamogli invece un bel iperzana di Ingracolpo. Ok, questa è la mossa di Clink, ma non devi farmi male tu, vero? Ok, perfetto. Iperzana. E beh dai, fa abbastanza, quindi un altro iperzana e dovresti andare giù, gira vita, aia. Iperzana e muorici, perfetto. E tu in teoria dovresti essere l'infermiera che poi, cioè, tutto in teoria adesso mi curi. Perfetto, grazie mille, troppo buona, guarda, troppo buona. Proseguiamo, qua è un bordello allucinante, per prendere quello strumento devo sfidarti per forza. Dai, su veloce, per piacere. Allora, Rich Girl con Utut, perfetto. Oggi a letteratura inglese ho imparato che i gufi sono presagio di morte. Ottimo, buono a sapersi. Mew. Tanto, abbastanza non ne avevamo visti di Mew in questa serie, effettivamente. Cioè, devo essere sincero. Canto antico, non dovrebbe farmi niente, sono di tipo volante. Il lato positivo, raga, è che sto Mew qua praticamente lo conosco come le mie tasche. Cioè, assurdo. Adulazione mi aumenta l'attacco speciale, ma tu adesso schiatti male, scommetto. Olè, perfetto, mamma mia. Mewtwo devastante. Raga, se dovesse capitarmi un altro Mew, lo chiamerò, non lo so, mannaggia a quello lì che non posso nominare, perché, cioè, altrimenti poi non saprei più come fare. Punte, perfetto.
quelle che non ha il Napoli, per chi la capisce. Vabbè, detto ciò, affrontiamo anche questo poeta, perché è poet, perfetto, lui è praticamente Shakespeare, è Shakespeare Gentleman, perché Shakespeare aveva effettivamente un Magby. Quando scriveva le poesie le scriveva anche per il suo Magby. In effetti, una cosa che i libri non dicono, ma vi dico così per cultura generale. Muori! Olè, perfetto. Ora, in cima a sta torre, non è che ci trovo lui, vero? Qualcuno di particolare? No, ok. Vediamo un attimo. No, suono la campana in onore di tutti i nostri morti, che sono 4, quindi in realtà sono pochini. E i tocchi da campana riecheggiano nei dintorni. No, ok, non c'è nessuno di particolare. Ora, io volo non dovrei avercelo. No, sì, non è vero, ce l'ho. Quindi, signori miei, prima di concludere l'episodio, voliamo indietro a Ponentopoli e vi faccio vedere i Pokémon dai quali dovremmo scegliere il sostituto di New 3DS XL. I Pokémon in questione, è finito il repellente, non mi interessa, sono Sposta Pokémon, Glammeow, Yanma Drummer, Koffing, Porygon2, Hippopotas e Panzer. Ora, io devo capire a che livello si evolve Glammeow. Ciao cane, è stato bello. Vabbè che ho nominato Glammeow cane e gatto, non vado d'accordo però. Glammeow a quando si evolve, ma dovrebbe evolversi al 38, se non sbaglio. Yanma se si evolve. Koffing si evolve al 38. Porygon2 non so come minchia si evolva, perché dovrei avere tecnicamente il dubbio disco per evolverlo, solo che non so se si evolve col dubbio disco oppure se non devo verificare, insomma. Penso che li allenerò un pochino tutti, tanto mandaggia a te! Tanto con il Fortunuovo non dovrebbero esserci problemi. Hippopotas controllerò il livello, lui probabilmente non ci penso neanche perché non ho la pietra focaia. E nulla, altro episodio chilometrico, io spero che questo comunque vi sia piaciuto nonostante la lunghezza. Se è così vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social in descrizione e rispondete alla domanda del giorno. E noi ci becchiamo in un prossimo video!